Ciao a tutti e bentornati sul canale. Innanzitutto vi faccio i miei più sinceri auguri di Buon Natale e andiamo a parlare di un telefono un pochettino particolare. Se avete visto l'unboxing che ha fatto Alessandro sul canale, dove ha presentato l'Umi Digi Bison, abbiamo pensato di spostare il nostro interesse anche su una categoria di telefoni che comunque molte volte non viene trattata e alcune volte viene anche snobbata, che è quella dei rugged, cioè dei telefoni che hanno delle caratteristiche particolari che possono essere usati sia in ambito outdoor sportivo estremo anche e anche per lavori di cantiere che comunque dove non si ha la preoccupazione di rompere il telefono. Oggi unboxiamo l'Ulefone Armor X8. È un telefono molto interessante, ha diverse caratteristiche, soprattutto standard militari e anche delle certificazioni un pochettino particolari. Adesso sigla e poi andiamo a scoprire insieme cosa contiene la confezione. Andiamo a vedere subito cosa contiene la confezione. Come vedete è molto bellina con questo design giallo con un simil pedanina in metallo. Lo apriamo e vediamo cosa contiene. Sono molto curioso perché comunque è il mio primo rugged, è diciamo, una fascia di telefoni che mi ha sempre interessato. Andiamo a vedere cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo subito il telefono, lo mettiamo un attimo da parte. Qui troviamo la spilletta per il carrino delle SIM, una pellicola di vetro di ricambio perché sembra che poi vedremo se è già applicato o se questa è da applicare. Manualistica varia sul telefono, che sinceramente non so chi ancora utilizzi il manuale per i telefoni. Cavetto di ricarica USB-A, USB-C, spinotto per la ricarica, che è da 10 watt, quindi dovrebbe ricaricare abbastanza velocemente, sì. E poi non dovrebbe esserci altro nella confezione. Ok, andiamo subito a spacchettare il telefono, che è in questa confezione. Allora, dal punto di vista del tatto è molto pesante, vabbè, ovviamente è molto bello, però mi piace veramente tanto. Io l'ho scelto nella colorazione con i bordi gialli e sinceramente me lo aspettavo più ingombrante, però comunque mi piace, è molto bellino. Togliamo la pellicola che è sempre una libidine. Ha una pellicola preapplicata però di silicone. Vi illustro brevemente qual è la scheda tecnica. Abbiamo a bordo un SoC MediaTek Helio A25, una GPU IMG Power VRGE8320 da 600 MHz, RAM 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 256 GB con SD card. Un display da 5,7 pollici, HD Plus 1440x720 pixel. Una batteria da 5080 mAh con il fast charge a 10 W. Una connettività molto completa, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, NFC e dual SIM, varie certificazioni tra cui IP68, IP69K e lo standard militare 810G. Tre fotocamere posteriori, la prima da 13 megapixel, altre due da 2 megapixel e la fotocamera frontale da 8 megapixel. Per quanto riguarda le dimensioni, abbiamo delle dimensioni abbastanza, diciamo, normali, a parte il peso che è di 256,3 grammi, che però io trovo molto più leggero rispetto al Mi 10T Lite. Se non avete visto la recensione, ve la lascio qui linkata. Lo trovo, diciamo, un pochettino più leggero. Il telefono, diciamo, è rivestito da una cover, se così la vogliamo chiamare, in TPU, molto resistente. Sul lato destro abbiamo il tasto di accensione, il bilanciere del volume. In alto abbiamo il jack per le cuffie protetto dal suo gommino per non far entrare acqua o polvere. Dalla parte sinistra troviamo il carrellino delle SIM che può ospitare una scheda di memoria oppure due SIM, una scheda di memoria, una SIM oppure due schede SIM, scusate. E poi troviamo un tasto personalizzabile nella parte sinistra. In basso troviamo l'ingresso Type-C che funziona OTG.
Nella parte posteriore troviamo le fotocamere, il lettore di impronte digitali e lo speaker di sistema. Per quanto riguarda il lettore di impronte digitali, io l'ho configurato perché comunque lo utilizzo abbastanza e diciamo che non è molto preciso. Bisogna posizionare molto bene il dito, altrimenti diciamo 7-8 volte su 10 lo prende, ma molte volte bisogna inserire comunque il PIN. Come vi ho indicato nella scheda tecnica, ha diverse certificazioni. Diciamo, partiamo dalle semplici, che ha una certificazione IP68 con la resistenza alla polvere, un IP69K che prevede la resistenza alla polvere più anche la resistenza all'acqua ad alta pressione, e poi ha lo standard militare standard, 810G, che ha diciamo diverse caratteristiche, fra cui la resistenza all'umidità e il ghiaccio, le cadute da almeno 1,20 m, urti, vibrazioni, shock, altitudine di bassa pressione, alte temperature 50, fino a 55 gradi, basse temperature fino a meno 20, shock termici, ruggine, muffe, ambiente salmastro, acqua e pioggia, polveri e sabbia. Resiste alla profondità di 1,5 metri per 30 minuti oppure 1 metro di profondità per 24 ore. Display ha una modalità che si chiama Glove Mode, cioè può essere usata anche con dei guanti da lavoro che abbiano uno spessore fino a 1,5 mm. Per quanto riguarda il GPS e altre cose, ha gli standard GLONASS, Galileo e soprattutto ha anche il Beidou cinese, che è nato come una diciamo rete di collegamento satellitare e militare, poi è entrato anche nell'ambito civile. Per quanto riguarda il tasto che vi dicevo prima, è un tasto personalizzabile e si può inserire una modalità che si chiama Zello, che prevede la possibilità di trasformare il telefono in un walkie-talkie. Può essere personalizzato per l'invio di un segnale di emergenza SOS, attivare la torcia oppure avviare una ripresa video. L'interfaccia della fotocamera, diciamo che è abbastanza standard, niente di particolare. Non ha la fotocamera grandangolare oppure la fotocamera, diciamo, termica come possono essere altri telefoni di questa categoria, ma di fascia un pochettino più alta. Diciamo che le fotografie non sembrano molto nitide. Credo che abbia un'apertura di circa 2.0, quindi forse anche di più, e quindi non ci sia molta luce da catturare. Ha l'HDR, poi lo proveremo sul campo, quindi seguiteci su Instagram perché comunque pubblicheremo delle le foto man mano che le farò. Del software a bordo Android 10, io l'ho acceso e l'ho configurato e ho notato che non è molto aggiornato, perché andiamo a vedere subito le informazioni di sistema. No. Allora, dov'è che li ho visti? Eccolo qua, versione Android. Allora, abbiamo una versione Android 10, livello di patch è fermo al 5 luglio 2020 e l'aggiornamento del Google Play è al 1 agosto 2020. Spero che magari arrivi in questi giorni o comunque nelle prossime settimane qualche aggiornamento. Il display, come ho detto, è una 5,7 pollici ed è in risoluzione HD+. Andiamo a vedere il solito video test che utilizziamo per testare i video. Allora, vediamo 4K, così vediamo un pochettino la risoluzione, sentiamo anche l'audio per vedere come si sente. Allora, andiamo così, mettiamo a tutto schermo, ok, qualità mettiamo alla massima che essendo HD a 720p e mettiamo il volume al massimo. Allora, il video, diciamo che ovviamente 720p non si può pretendere più di tanto, però sembra abbastanza nitido in ogni caso. Ha una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, quindi niente di particolare, e l'audio è nella media. Non so se il microfono è riuscito a cogliere l'audio. Adesso cambiamo inquadratura e andiamo a vedere, diciamo, le conclusioni su questo telefono.
prime impressioni su questo Ulefone Armor X8 sono veramente buone. Non mi aspettavo questa, diciamo, qualità, perché pensavo che, avendolo pagato 97 euro, mi arrivasse un telefono bello, bello plasticoso e che avesse comunque, diciamo, dei difetti. Però è costruito molto bene. Questo TPU ha comunque una buona qualità, anche al tatto si tiene bene in mano, nonostante anche le dimensioni siano abbastanza generose, soprattutto nel peso. E penso che la protezione che offra sia molto molto interessante. Gli standard militari di cui vi ho accennato prima comunque fanno gola, perché essendo un telefono da cantiere o comunque da outdoor può essere utilizzato in varie situazioni. Infatti faremo dei test. Vi lascio qui sotto il nostro canale Telegram, il nostro Instagram, dove pubblicherò dei contenuti sui test che farò, perché comunque merita un approfondimento. E soprattutto fateci sapere nei commenti se volete che andiamo avanti con la recensione dei rugged, che comunque possono essere interessanti per una gran parte dell'utenza che ci segue. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, continuate a seguirci, condividetelo, fate scrivere amici e parenti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!